La terza volta, difatti, in una settimana che incontriamo il Presidente della Repubblica, perché siamo stati lunedì scorso a Pizzo Calabro per l'inaugurazione dell'anno scolastico, gli olimpionici, e oggi le ragazze e ragazzi da pallavolo. Devo dire una meravigliosa coincidenza, circostanza, opportunità, onore, siamo molto felici. Pensando agli europei di pallavolo, quali sono stati? Sì. Insomma, mi sembra che il mondo dello sport reclami con pieno titolo e diritto, outdoor e indoor, soprattutto in epoca in cui si discute così dichiaratamente sull'utilizzo del Green Pass per gli spettatori, di dare la capienza massima. L'alternativa, che ovviamente sarebbe curiosa, è appunto portare dei ristori, perché le società, soprattutto nei campionati, quelli che hanno sempre fatto ricavi col botteghino, e poi con una serie di iniziative commerciali, di marketing, anche di sponsor col pubblico presente, sono in grandissima difficoltà. No, anzi, siamo molto orgogliosi. Elisa Balsamo ha vinto il mondiale, dopo che ha vinto Ghana, l'ha vinto ovviamente anche l'Under 23, però è tanta roba, e la stagione non è ancora finita, ci abbiamo ancora qualche mondiale in giro, abbiate fede, ciao.